Buonasera, ben arrivati a Proposta per te. Facciamo entrare Antonio. Ciao signora Maria. Allora signora Maria, ma senza che leggi la lettera e tutte cose, che io non c'ho tempo da perdere, devo fare una sorpresa a mio padre. Siccome non c'ho voglia di organizzare, ho scritto a voi. Prego, vediamo la consegna. Buonasera signora Maria, sono a Brindisi, ho il tuo invito, la vado a cercare. Oh, buonasera. Ciao, buonasera. Sono Marcello, il postino, puoi uscire? No, vuole uscire, sto all'arresto domiciliare. Dunque io credo di avere un invito per te da parte della signora Maria. Non è che sono multe, no? Lo sai come diciamo alla fine? Non è Marcello, come faccio a sapere? Ma ci sono stato 15 anni dentro. Senti, io vado a vedere se ha accettato l'invito. Ha accettato l'invito. L'invito ed è qui con noi. Ui, buonasera. Tra poco vediamo chi l'ha mandato a chiamare. Ciao papà, ti volevo dire che ti voglio bene. E non me lo potevi dire a casa, mi ho fatto spendere 180 euro di aereo e ti ho fatto una sorpresa. Guarda là. Madonnino d'angio. Non ci sono una magliette. Una faccia a questo buono. Zan zan zan. Maria, ferma un attimo, Maria! Come ti chiami? Nina Esposito. Qui non sei in Rodangio. Ma vaffanculo a te! E papà, 50 euro tenevo, quello originale voleva un sacco di soldi. E mi porti in Rodangio dell'Eurospin? Vaffanculo a mamma, papà. Stai vedendo, no Maria? Non ne faccio una giusta. Ma vaffanculo pure a te, chiudo la busta.